E ancora, sempre in tema di tecnologie, un robot davvero speciale in sala operatoria per gli interventi di urologia. Quali vantaggi dà al chirurgo e al paziente? Una telecamera al posto degli occhi, due joystick e quattro pedali. Il chirurgo oggi opera così, a distanza, senza neanche toccare il paziente. Non è fantascienza, qui siamo all'Istituto Regina Elena di Roma e lui, non a caso, si chiama Da Vinci, l'ultimo figlio della chirurgia robotica. Questi sono i miei occhi con cui io vedo in maniera tridimensionale il campo operatorio, le mani con cui manovro gli strumenti operativi e il pedale con cui muovo la telecamera e posso entrare nelle zone che io preferisco e dove devo operare. Niente cicatrici, solo quattro piccoli fori, come nella chirurgia laparoscopica, ma con una precisione prima inimmaginabile. La vista del robot è tridimensionale 10 volte superiore a quella dell'occhio umano. Le sue mani non tremano e possono ruotare fino a 360 gradi, raggiungendo anche gli spazi più ristretti, altrimenti inaccessibili. Una chirurgia più pulita, meno invasiva, più rispettosa delle strutture funzionali. Si tramuta in una degenza più breve, in una riduzione netta del dolore post-operatorio ed un danno sulle funzioni dopo l'intervento nettamente minore. In due parole, i pazienti stanno molto meglio e più rapidamente. In Italia sono oltre 45 le strutture abilitate, 3.500 gli interventi nello scorso anno. Operazioni complesse nei campi più svariati, come quelli della chirurgia generale, toracica, ginecologica e urologica. Nel tumore della prostata, dove l'apparecchio è utilizzato in larga scala, si riesce ad ottenere una dissezione accurata dei nervi e quindi a preservarli meglio rispetto alle altre metodologie e a preservare meglio l'attività sessuale e l'erezione, così come si ottiene una migliore preparazione dell'uretra in modo da ottenere quasi nel 100% la continenza dopo l'intervento. Le percentuali di successo in questo campo sono oggi altissime, ma dove si arriverà in futuro? In futuro, ad esempio, si potrà operare da un posto all'altro d'Italia, cioè io da qui posso fare da consulente, per esempio, a un mio collega che a Catania si trova in difficoltà.